anche le sue condizioni di No, stavamo intanto chiacchierando fuori onda che magari tanti di voi si trovano in questa situazione delle planimetrie catastali a doppia conformità di cui tante volte si è parlato, no? sì. Cioè, la planimetria catastale, che è quell'atto, quel documento di cui è in possesso il proprietario di un immobile, che gli viene dato, fatto firmare al momento dell'acquisto, dell'alienazione, eccetera, potrebbe non essere conforme a quello che ha il catasto, depositato al catasto. E lei mi diceva, Esattamente. in molti casi è così. Succede, sì, perché Succede. per molti anni, in passato, si procedeva a aggiornare solamente la planimetria catastale senza invece intervenire anche per quanto riguarda i documenti presenti al E comune. bisogna quindi aggiornarlo, quindi ci sono, Assolutamente anche qui sì. è prevista una sanzione per poterlo adeguare, però per venderlo bisogna averlo conforme. Sì, assolutamente. Noi per vendere un immobile sappiamo che questo immobile deve essere conforme su entrambi i fronti, sia per quanto riguarda la documentazione urbanistica, sia per quanto riguarda la documentazione o planimetria catastale. Sì. Perfetto. Vediamo un altro messaggio che era arrivato, se dalla regia ce lo mettono in onda, così, eccolo qua. Ho fatto costruire un soppalco in legno a casa mia e vorrei affittare questo monolocale. Non ci sono le altezze per essere abitabile, ma c'è un letto. Lo posso considerare come un mobile coi letti a castello? Altrimenti anche quelli non sarebbero in regola. Grazie per la risposta. È una domanda corposa questa qui. Allora, bisogna fare una valutazione tecnica specifica in questi casi qua. Dipende da un sacco di condizioni. Diciamo che in questo contesto la legge salva casa può esserci di aiuto, perché appunto tra le varie modifiche che ha posto al testo unico per l'edilizia c'è anche quella che consente ai tecnici asseveratori di certificare l'agibilità di un locale abitabile che dovrebbe avere un'altezza minima di 2,70 m anche con altezza inferiore fino a 2,40 m. E questa è una cosa che eventualmente in un caso così potrebbe essere utile, perché appunto in presenza di un soppalco si è abbassata la quota del soffitto e si è generato un locale sottostante al soppalco che magari non ha i 2,70 m di altezza. Con appunto questa nuova legge, a seconda di determinati casi e sulla base del tipo di intervento che è stato fatto su quell'immobile, ci è consentito di arrivare fino a 2,40 m. E Però sotto questo? i 2,40 m no. Però Sotto i 2,40 m no. i classici, però è vero, il letto castello, un classico lettone a castello che matrimoniale, sotto uno mette la scrivania o che so io, un divanetto. Beh, il letto è un elemento di arredo che non riguarda la consistenza del locale. Quindi mentre il soppalco è diverso. Dobbiamo distinguere. Mentre il soppalco invece sì, il soppalco è un elemento strutturale, perché è un piccolo solaio realizzato magari in legno piuttosto che in altri materiali, che però quello sì è un elemento che ha valenza da un punto di vista urbanistico e anche nell'ambito delle norme igienico-sanitarie che determinano la qualità degli ambienti, per cui le dimensioni di superficie, l'altezza alla superficie finestrata, piuttosto che altri Certo, aspetti. quindi nell'alienazione o nella locazione bisogna tener conto di questa, fare una sanatoria se è possibile, o Se una possibile, si valutazione, fa una sanatoria. oppure una Sì. valutazione del Sì. perito. Attività di parla sempre questa legge nuova, salva casa, attività edilizia libera. Pergotende, tende da sole con edilizia libera. Lì infatti è stata, non era tanto chiara in fase di decreto, perché non si sa chi sapeva, bisogna sanare o non sanare le pergotende, le tende, ma se metto una tenda, come a Cassano, una tenda, tutti devono sanare tutto a questo punto, allora è un decreto. Cos'è? Beh, diciamo che nel merito, appunto, la legge salva casa sostanzialmente consente la realizzazione di questo tipo di strutture su base di edilizia libera. L'edilizia libera sostanzialmente non prevede nessun titolo abilitativo, non dobbiamo chiedere il permesso al comune Esatto. per realizzarle. Possono essere fatte in maniera diretta e autonoma. Diciamo che nello specifico però parliamo sempre di strutture leggere. La pergotenda, adesso come viene nominata, è una struttura che ha determinate caratteristiche, ma non è da confondersi con la classica pompeiana o pergolato, sia esso in legno o in acciaio, che Queste che invece. vedevamo prima nelle immagini sono le classiche tende per il parasole. Esattamente Queste queste. non devono essere sanate. Non devono essere sanate e hanno appunto un percorso semplificato, quasi azzerato, per quanto riguarda la concessione e l'installazione.
Perché bisogna fare lo stesso un percorso anche per queste? Allora, secondo me, come adesso ho visto nelle immagini, l'unica particolare tecnico è questo: se noi andiamo a inserire un tendaggio di questo tipo in un condominio, per esempio, andiamo a comunque modificare quello che è un prospetto che è di carattere condominiale, per cui lì dobbiamo acquisire solamente l'eventuale assenso da parte dei condomini. Quindi, però da un punto di vista tecnico-burocratico non serve far nulla, la si può installare. Quelle che invece è fisso bisogna fare? Strutture appunto diverse che non sono appunto le pergotende ma sono dei pergolati o pompeiane che sono fissate al terreno con determinati elementi non facilmente amovibili, diciamo, ecco, quelle necessitano invece di un percorso tecnico diverso che poi un po' dipende da comune a comune, però semplificato, ma che prevede comunque almeno il deposito di un piccolo elaborato grafico che ne vada a definire le dimensioni e la posizione. Questo decreto salva casa vale a livello nazionale oppure ci sono delle deroghe regionali? Allora, la legge salva casa vale a livello nazionale, però l'applicazione di questa legge va calibrata negli ambiti territoriali, sia regionali, quando appunto parliamo come la normativa dei sottotetti che è di carattere regionale, ma poi scendiamo a livello comunale, quando il comune pone delle norme che sono più restrittive. Per cui noi comunque dobbiamo ottemperare alla norma più restrittiva. Dei vincoli magari, vincoli. Dei vincoli, beh ci sono dei vincoli di carattere paesaggistico, ma anche il comune stesso può legiferare in maniera più restrittiva rispetto alla norma nazionale e in quel caso bisogna comunque rispettare la normativa comunale. Che voi conoscete come geometri. Beh, certamente. Però sì. Un geometra del Collegio di Padova può andare a fare una perizia a Verona, Catanzaro. Sì. Noi possiamo operare in tutto l'ambito nazionale, chiaro è che poi vanno fatte le verifiche. Bisogna conoscere la normativa territoriale. Bisogna conoscere, ma ogni comune ha un proprio regolamento edilizio, ha delle norme tecniche operative che sono il più delle volte consultabili attraverso i siti internet dei rispettivi comuni. Ma probabilmente la cosa migliore poi è quella anche di aprire un confronto con i tecnici stessi del comune dove si va ad operare, più per una questione di interpretazione delle norme che altro. Chiaro. Altro punto, l'articolo 23 ter, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, mutamento d'uso della singola unità immobiliare su condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Cosa vuol dire mutamento d'uso? Che prima era un garage, poi viene trasformato in abitazione? No. Diciamo che la legge salva casa ci consente, aumenta le concessioni in materia di mutamento d'uso di fabbricati che hanno delle destinazioni d'uso equivalenti. Adesso ci sono una infinità di prescrizioni, però sostanzialmente questi mutamenti d'uso con o senza opere sono facilitati e in alcuni casi non è necessario acquisire degli standard urbanistici che invece prima erano prescritti. Che ne so, io ho una parte di un fabbricato che ha destinazione direzionale, un ufficio, lo voglio convertire in abitazione anche senza opere, se ci sono le condizioni dal punto di vista igienico-sanitario io posso fare il mutamento, ma non sono magari obbligato a trovare delle superfici a parcheggio che magari prima era obbligo individuare e formalizzare, però sempre questo dipende, come dice la legge, dagli strumenti urbanistici dei singoli comuni, c'è comunque una territorialità che va rispettata. Poi l'altro, l'agibilità, l'abbiamo parlato prima, la conformità per locali con un'altezza inferiore a 2,70 m fino a un minimo di 2,40 m, e sì. Questo abbiamo accennato. C'è un altro messaggio, quali passi bisogna fare per capire se casa mia ha bisogno di sanatori? Come dicevo prima, bisogna contattare un tecnico professionista, meglio se un geometra, a cui appunto dare delega per poter accedere appunto ai documenti che sono depositati presso il comune e presso il catasto e poi consentire a questo tecnico di effettuare un sopralluogo e verificare lo stato dei luoghi. Il tecnico ha la capacità e la competenza per poter dire guarda è tutto a posto, è tutto conforme, oppure guarda ho individuato queste difformità, siano esse grandi o piccole, e il consiglio è quello di procedere con una sanatoria attraverso questo tipo di procedura tecnica che ha questi costi. Quindi viene fatta una perizia, una valutazione a tutto campo, compresi i costi della sanatoria e dell'adeguamento del progetto catastale, giusto? Sì, esattamente. Perché anche c'è anche quell'aspetto là che deve essere adeguato, quindi questo è molto importante. Questo va fatto prima di vendere un immobile. Eh sì, è un obbligo. È un obbligo. È un obbligo perché il venditore
all'atto, al rogito, appunto, di fronte al notaio, comunque dichiara la legittimità del fabbricato, per cui e questa... che la prima cosa che parlavamo prima fuori onda, forse può interessare i nostri telespettatori, che per fare una stima del valore di un immobile, magari mm-hmm. si parla anche di divisioni tra eredi, mm-hmm. tante volte ci sono, sorgono delle liti fantasmagoriche, eccetera, può essere un geometra che fa questa sì. stima. Sì, sì, noi geometri ci occupiamo, del abbiamo valore, anche competenze stimatorie, per cui ci occupiamo di redigere valutazioni, giudizi di stima o anche perizie, che poi sono perizie che vengono firmate, anche giurate, perché poi queste perizie possono anche intervenire in ambiti sia di compravendita ma anche di procedure legali. Sì, sì. Però i prezzi degli immobili variano moltissimo uh-huh. Col passare del tempo, cioè siamo in un mercato molto sì. altalenante, abbiamo visto delle realtà emblematiche, cioè a Milano delle impennate di prezzi che per noi sono sconcertanti, ma anche nei nostri territori. Quindi una perizia fatta oggi vale quanto? Allora, diciamo, il mercato immobiliare ha degli andamenti che sono fluttuanti nel tempo. Ci sono poi fabbricati che possono assumere un valore, anche se sono vetusti, possono assumere un valore se ci sono degli strumenti di legge che ne consentono la riqualificazione. Se pensiamo al superbonus, certo. era proprio questo. Diciamo che una perizia è sempre attualizzata e ha un valore che può essere limitato nel tempo, dipende dalle zone, dipende dalle fluttuazioni di mercato, dipende anche dalla presenza di normative di settore specifiche che entrano nel merito poi delle facoltà evolutive dei fabbricati, poi dipende anche dal fatto che noi sostanzialmente andiamo a determinare quello che è un valore oggettivo di un immobile. Non sempre il valore oggettivo di un immobile è il prezzo di mercato. Sono due cose leggermente diverse che possono discostare anche di molto in alcuni casi. Sì. Perché il valore oggettivo di un immobile è una valutazione legata alla sua consistenza, anche alla sua legittimità rispetto alle documentazioni certo. depositate, che poi è calibrata in un'area. Per cui si valuta anche la valenza certo. e il valore di un'area, dell'area presso cui questo immobile si trova. Però poi il mercato appunto è talmente fluttuante e può risentire di influenze che prescindono anche dalla consistenza stessa dell'immobile, per cui il valore è un riferimento baricentrico, ma poi il prezzo di mercato fluttua in più o in meno a seconda dei periodi. Assolutamente. Anche dei trend poi. Esatto, anche delle tendenze, assolutamente, di tanti sì. fattori. Viene costruita, non so, una metropolitana anziché qualcosa di superficie, un mezzo di superficie, cambia il valore certo. di un immobile. Questo è. L'altro aspetto rilevante è gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Mm-hmm. Se ad uso residenziale non è possibile la demolizione, si applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, dopo qua ci sono vari, mm-hmm. vari costi. Quindi vuol dire che ci sono delle parziali difformità che possono essere sanate. Allora, sì. Mm-hmm. In questo caso il tema è un po' più spinoso forse. Allora, accenniamolo brevemente che siamo già in chiusura, magari lo facciamo un'altra sì, volta. Sì, sostanzialmente la legge salva casa ha consentito e consente da maggiori facoltà in termini di sanatoria, però per esempio triplica la sanzione nel momento in cui dobbiamo fiscalizzare certi interventi, mentre la legge precedente prevedeva il doppio del valore di costruzione. In questo caso è triplicato, per cui costa un po' di più. Costa di più, quindi anche lì voi siete in grado di dire vale la pena o non vale la pena, secondo se uno la casa la deve vendere oppure no. Esattamente. Perché potrebbe essere, bisogna stare attenti, cioè non è tutto oro quel che luccica e quindi ci sono tante situazioni, però effettivamente per alienare l'immobile bisogna averlo tutto in regola, questo è un dato di fatto, sì. se no i problemi sorgeranno successivamente. Assolutamente, ed è fondamentale avere la consulenza di un tecnico professionista abilitato. Allora, geometra Brotto, io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, so che ne avete di lavoro da fare tanto. In questo periodo, tanto. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i messaggi, di averci seguito, poi insomma abbiamo dato alcune spiegazioni, magari avremo ancora l'opportunità di averla la nostra ospite per affrontare altri capitoli, anche sulla base delle vostre segnalazioni, delle vostre esigenze. E ricordiamo, è consegretario e consigliere del Collegio di Geometri e Geometri Laureati di Padova. Buon proseguimento, grazie. È stato un piacere.